Salve. Quando avete voglia di avere delle informazioni, scrivete alle pagine che avete visto nella nostra sigla introduttiva, ma che vedrete anche nel corso della trasmissione, e anche l'email che noi vi forniamo proprio per potervi dare l'opportunità di porre i vostri quesiti. In questo caso, nei giorni scorsi, nelle altre puntate, noi abbiamo parlato con l'avvocato Caterina Giuliano, presidente dell'AIA di Vibo Valentia. Abbiamo parlato del contratto di ormeggio, quindi di un argomento specifico sul quale abbiamo ricevuto da voi alcune domande. E proprio per questo abbiamo invitato ancora una volta l'avvocato Giuliano qui con noi per parlare anche qui di un argomento un po' ostico perché è un po' più tecnico, però speriamo di cavarcela. Avvocato, io devo farla parlare del 45 bis, un articolo del codice di navigazione. Vogliamo dire di che cosa parla? Allora, l'articolo 45 bis del codice della navigazione consente al titolare della concessione demaniale di affidare a terzi attività che siano oggetto della concessione o attività secondarie nell'ambito della concessione. La concessione dell'area demaniale che riguarda un porto, perché ci stiamo riferendo a questo. Sì, o anche un lido balneare, anche per esempio anche chi ha una concessione demoniale, gestisce un lido appunto balneare, se vuole fare esercitare quell'attività ad un terzo deve chiedere all'ente concedente un'autorizzazione prevista appunto dall'articolo 45 bis che gli consenta di affidare l'esercizio dell'attività al terzo. È una fattispecie diversa rispetto a quella prevista dall'articolo 46 del codice della navigazione, che invece consente al titolare della concessione demaniale di sostituire se stesso nella titolarità della concessione con un terzo. Quindi in questo caso il titolare della concessione cambia. Cede praticamente, no? Sì, cioè chiede l'autorizzazione all'ente concedente di fare si realizza un subingresso, cioè sostituisce se stesso con un terzo nella titolarità della concessione. E c'è anche una rinuncia in questo caso. Invece con l'articolo 45 bis il titolare della concessione rimane sempre quello, soltanto che siccome intende fare esercitare a terzi un'attività, chiede l'autorizzazione all'ente concedente, ma il titolare rimane sempre il concessionario, cioè il concessionario rimane comunque sempre lo stesso, è sempre lo stesso soggetto che chiede all'ente concedente soltanto l'autorizzazione di affidare a terzi determinate attività. Le faccio un esempio: in un porto turistico l'attività di ristorazione, per esempio, il titolare, il gestore del porto, non vuole gestirla direttamente e quindi chiede l'autorizzazione all'ente concedente, che in Calabria è il comune, per far gestire ad un terzo questa attività, per esempio di ristorazione. O faccio un altro esempio: per esempio il gestore del porto vuole affidare per esempio l'ormeggio su un pontile ad un terzo e quindi anche in questo caso chiede l'autorizzazione all'ente concedente di poter affidare la gestione appunto degli ormeggi ad un soggetto terzo, però nei rapporti con l'ente, questa è una subconcessione, quindi in realtà nei confronti dell'ente concedente il rapporto ce l'ha il concessionario con l'ente concedente, rimane sempre quello primario. Sì. Infatti non c'è alcun rapporto tra l'ente concedente e l'affidatario, il rapporto è tra il concessionario e l'ente concedente e tra il concessionario e l'affidatario. E poi, per esempio, concessionario potrebbe stipulare un contratto di affitto di ramo d'azienda o di locazione con l'affidatario, però non c'è alcun rapporto tra l'ente concedente e l'affidatario. Io comune ti ho affidato un porto, sì, e quindi un'area demaniale, all'interno di quest'area ci sono più attività, sì, non solo la possibilità dell'attracco dell'ormeggio, ma ci sono delle attività di ristorazione, delle attività di qualsiasi altro genere, ci può essere un bar, parrucchiere, ci può essere qualsiasi, sì, cosa,
che fornisce dei servizi a chi lo frequenta. Quindi in questo caso io posso avere più subconcessioni. Sì, basta fare appunto una richiesta all'ente concedente e dove appunto si indica il soggetto affidatario e si allega anche il contratto, che può essere appunto un contratto di fitto di ramo d'azienda oppure di locazione, e poi se l'ente concedente riterrà opportuno rilascerà appunto l'autorizzazione. Può anche rifiutare? Sì, però non può fare una valutazione di opportunità, cioè non può dire siccome io ti ho affidato a te quest'area demaniale la devi gestire per forza tu direttamente tutte le attività. Può per esempio rifiutarla nel caso in cui gli arriva un'informativa interdittiva, per esempio, sì, perché magari chiede la documentazione antimafia, arriva una informativa per esempio interdittiva, in quel caso può negare l'autorizzazione. Però quello che è importante è che il PIR, che è il piano di indirizzo regionale sull'utilizzo del demanio marittimo in Calabria, stabilisce che prima il concessionario debba stipulare un contratto con l'affidatario e poi invierà all'ente concedente, al comune, la richiesta. Istanza di autorizzazione ex articolo 45 bis con allegato il contratto già stipulato, e da qua nascono insomma un po' di problematiche, perché è chiaro che il contratto dovrà essere sottoposto a condizione sospensiva fin quando appunto che vuol dire? Che fino a quando appunto non si otterrà l'autorizzazione da parte del comune, il contratto, gli effetti del contratto rimarranno sospesi, il contratto non potrà produrre effetti. Quindi diventa attivo tutto quanto solo nel momento in cui c'è il sì, cioè ok, da parte del comune, e quindi quest'area potrà essere, questa attività potrà essere gestita dal terzo affidatario. Il problema infatti è che se il gestore per esempio di un porto, comunque il titolare di una concessione demaniale, non attende l'autorizzazione da parte del comune, può anche perdere la concessione, nel senso che quello è il motivo di decadenza ex articolo 47 del codice della navigazione, perché appunto non ha atteso l'autorizzazione da parte dell'ente concedente, e quindi questo può determinare la decadenza della concessione, quindi devono stare molto attenti. Devono seguire determinate regole. Sì, capita spesso. Sì, per esempio, le faccio solo questo esempio, c'è stata una sentenza, mi pare, del TAR Toscana, che ha appunto statuito la decadenza dalla concessione del gestore di un lido perché aveva fatto subentrare la figlia senza chiedere l'autorizzazione, quindi è decaduto dalla concessione. C'è stata la decadenza della concessione demaniale perché aveva affidato alla figlia la gestione del lido balneare senza chiedere l'autorizzazione del comune. Sì. Uno, cioè, no, in Calabria è il comune l'ente concedente. Poi per ogni regione la cosa sì è diverso, perché in realtà prima cioè le funzioni amministrative in ambito di concessioni demaniali, lacuali e fluviali competevano al Ministero dei Trasporti e ai suoi organi periferici e centrali. Poi successivamente, quando sono nate le regioni, alcune funzioni sono state appunto trasferite alle regioni, c'è stato un trasferimento diciamo graduale, e quindi in realtà poi la legge Bassanini ha stabilito all'articolo 4, ha disposto che le regioni stabilissero quali funzioni tenere per sé e quali trasferire ai comuni. Per esempio la regione Calabria ha deciso di delegare ai comuni la gestione del demanio marittimo e quindi anche il potere ad autorizzare per esempio il subingresso, autorizzare la subconcessione, rilasciare le concessioni demaniali per quanto riguarda i porti. È una materia particolare, sì, però che interessa molte persone, perché spesso ci si approccia a determinati argomenti o comunque si decide per esempio di fare la richiesta di una parte del demanio marittimo,
e, come spesso succede con i lidi, e non si sa a che cosa si può incorrere. Quindi una maggiore chiarezza, perché tu puoi anche attraverso la costituzione di una nuova società passare a tuo figlio, ad un'altra persona, la concessione, quindi fare una subconcessione in questo caso del demanio che ti è stato concesso dal comune, ma se non hai l'autorizzazione del comune è tutto inutile. Si rischia la decadenza della concessione demaniale. Pur essendo in regola su pagamenti e sì, perché appunto l'affidamento della gestione di un'attività il concessionario lo può fare soltanto previa autorizzazione dell'ente concedente. E abbiamo parlato dell'articolo 45 bis del codice di navigazione. Lo abbiamo fatto grazie all'esperienza e alla professionalità dell'avvocato Caterina Giuliano, alla quale diciamo grazie per essere stata ancora una volta in nostra compagnia, averci dato l'opportunità di informarvi su argomenti che, come avete visto, fanno parte a volte anche del nostro vivere quotidiano. Grazie per averci seguito, ci vediamo in una prossima puntata.